1942. Da questo porto della Francia occupata, i tedeschi inviano in Germania molte materie prime necessarie all'industria bellica. I carichi arrivano direttamente dal Giappone, eludendo il blocco navale inglese sulla Manica. Per indebolire l'industria pesante tedesca è necessario interrompere questi rifornimenti, o quantomeno limitarli. Il porto di Bordeaux è raggiungibile solo dal mare, attraverso l'estuario della Gironda. Un attacco tradizionale contro il porto non è pensabile. Solo un gruppo di commandos può raggiungere Bordeaux risalendo il corso del fiume Garonne. Nasce così l'operazione Frankton. Un sottomarino, il Tuna, sbarcherà i commandos presso la foce del fiume. Poi, a bordo di speciali canoe, gli uomini dovranno risalire il fiume fino al porto, dove col favore delle tenebre cercheranno di minare le navi alla fonda. La zona dell'estuario, sebbene meno protetta del porto, non è affatto indifesa. L'aviazione e la marina tedesca la sorvegliano regolarmente. Batterie costiere e cannoni antiaerei sono disseminati lungo la costa e le rive del fiume. Per raggiungere Bordeaux, i commandos dovranno percorrere circa 100 chilometri, eludendo la sorveglianza tedesca. Le canoe costruite per l'operazione Frankton si chiamano Canoe Cockle Mark II. Sono abbastanza stabili da poter portare, oltre a due uomini, 75 kg di equipaggiamento. Le fiancate sono di gomma rinforzate da funi. Il fondo di legno è piatto. Questo permette di trascinarle anche completamente cariche sulla fanghiglia o sulla sabbia. Le canoe inoltre sono state progettate abbastanza strette da poter passare attraverso il boccaporto di un sottomarino. Il costruttore è il maggiore Hassler, che già nel 1941 aveva suggerito varie volte alla Marina Britannica l'utilità di servirsi di canoe per speciali azioni di commandos. Hassler ha disegnato anche una particolare divisa per i soldati. È costituita da una tuta impermeabile di tessuto mimetizzato, da una sciarpa e da un passamontagna blu, che insieme alla tintura nera sul viso renderanno gli uomini irriconoscibili. Bene in vista portano i contrassegni militari della Marina Britannica. Le armi che i commandos useranno per l'azione di sabotaggio sono i Limpets, potenti cariche di esplosivo con un innesco a tempo. Vengono attaccati alla chiglia delle navi mediante potenti magneti. Il corso di addestramento degli uomini di Hassler è molto duro. Esercizi di immersione ed emersione, esercitazioni notturne. I soldati devono imparare a remare correttamente e in perfetta sincronia, e a riportare la barca nella giusta posizione nel caso perda l'equilibrio. Nel settembre del 1942, dopo 4 mesi di corso, il maggiore Hassler ritiene che i suoi uomini possano essere messi alla prova e ne avvisa il quartier generale. Qualche giorno più tardi gli viene comunicato il piano dell'operazione Frankton. L'addestramento dei commandos diventa allora più particolare. Ormai è chiaro che ci si sta preparando per un'azione, ma la meta rimane ignota a tutti. Inoltre i soldati non sanno che a missione compiuta il loro sommergibile non tornerà a prelevarli. Ogni uomo, una volta affondate le canoe, dovrà mettersi in salvo da solo in Spagna o a Gibilterra. Il 30 novembre del 1942 12 uomini vengono scelti. I soldati sono nelle migliori condizioni. L'acqua è diventata ormai il loro elemento.
I commandos con le loro canoe si imbarcano sul sommergibile Tuna. Durante il tragitto viene rivelato loro lo schema dell'operazione con ogni particolare. Tutti collaborano alla preparazione di un piano esatto dei movimenti della squadra. La distanza tra la foce della Gironda e il porto di Bordeaux verrà superata in 3 viaggi notturni. Di giorno i soldati rimarranno nascosti tra i canneti delle rive e riposeranno a turno. La maggior parte degli uomini non conosce una sola parola di francese. Dovrà quindi fare affidamento solo su se stessa. La sera del 6 dicembre 1942, il Tuna emerge a circa 5 miglia dalla costa della Francia e sbarca le canoe. Durante l'operazione di ammaraggio, una canoa viene danneggiata e il suo equipaggio è costretto a rimanere a bordo del sommergibile. Il maggiore Hassler, ideatore del piano, racconta oggi i particolari dell'impresa. È con lui Bill Sparks, allora secondo uomo sulla canoa del maggiore. Nel silenzio della notte sentimmo improvvisamente un rimbombo continuo davanti a noi. Si avvicinava un'alta marea. Ci chiudemmo bene nelle coperture delle imbarcazioni ed affrontammo le onde. Le canoe sotto di noi vibravano e venivano sbattute dai vortici sopra e sotto l'acqua, tanto da farci mancare il fiato. Quando fummo passati al di là delle onde più grosse, mi fermai. Mancava una canoa. Sparks, dietro di me, la chiamò come convenuto con il grido del gabbiano, ma nessuno rispose e niente emerse dietro di noi. Con i cuori pesanti riprendemmo la nostra rotta. Fu allora che sentimmo con terrore il rombo di una seconda alta marea, questa volta ancora più vicina. Poi ci furono un grido e uno schianto. Un'altra canoa si era capovolta. I due uomini si tenevano disperatamente aggrappati in mezzo alle onde. Improvvisamente il faro di Pointe de Grave si accese. Dovevo prendere una grave decisione. Non era possibile rimettere a galla l'imbarcazione. Feci attaccare i due uomini a 2 diverse canoe e proseguimmo così, trascinandoli faticosamente. Alla fine, superando il faro, entrammo nella corrente della Gironda. Avevamo fatto 7 ore di viaggio e i due uomini senza barca si trovavano nell'acqua ghiacciata da 2 ore. Erano sfiniti. Ad un certo punto vidi, a circa 1 miglio da noi, le deboli luci del molo di Leverton e mi accorsi che la corrente ci trascinava direttamente là. Allora decisi di abbandonare i due uomini. Non avremmo potuto lottare contro la corrente con tutto quel peso. Uno dei due disse: «D'accordo, sir, è impossibile continuare. Grazie di averci portato fin qui». Si sganciarono e li lasciammo indietro. Alcune centinaia di metri più avanti potevamo vedere le silhouette di 3 cacciatorpediniere tedesche ancorate davanti alla costa. Sdraiati sulle nostre imbarcazioni le sorpassammo senza farci notare. Appena fummo passati, il faro di una delle navi cominciò a lampeggiare in direzione del molo, ma noi proseguimmo e subito gli altri ci si accostarono. Mancava però un'altra canoa. Ci sembrò di udire un debole grido a più riprese. Poi più niente, eravamo delusi. Riprendemmo a remare. Il nostro compito era chiaro. Anche se fosse rimasta una sola imbarcazione, dovevamo arrivare al porto di Bordeaux. Ma non c'era più tempo da perdere e bisognava cercare un nascondiglio. Verso le 7, con la prima luce, trovammo un piccolo posto sabbioso. Avevamo percorso circa 26 miglia. Dopo un piccolo spuntino io cominciai il primo turno di guardia mentre gli altri riposavano. A quel punto i tedeschi della Guardia Costiera hanno intuito qualcosa.
La stazione radar ha individuato il sommergibile e ha stabilito che si è immerso in profondità. Un paio di ore più tardi sono stati arrestati due soldati inglesi che uscivano dall'acqua. Il giorno dopo vengono ritrovati i resti della canoa persa nella seconda alta marea. Mentre il gruppo di Hassler sta riposando sul greto del fiume, i tedeschi danno l'allarme alle guardie costiere e agli aerei da ricognizione. Poi comunicano che un piccolo gruppo di sabotatori inglesi è stato distrutto alle foci della Gironda. Tuttavia, sia i tedeschi che i due uomini catturati non sanno niente dei commandos superstiti. Partimmo per il secondo viaggio notturno verso mezzanotte. Avevamo dovuto aspettare che il flusso della corrente cominciasse a scorrere verso Bordeaux. Questa volta il viaggio fu più facile grazie alle boe sparse lungo il corso del fiume, alle quali bastò tenersi paralleli. Dopo 6 ore di navigazione, raggiungemmo la riva est dietro al piccolo porto di Calogne. Poi, con lo spuntare del giorno, fu necessario trovare un altro nascondiglio. Scegliemmo un posto poco distante da Calogne. C'era dell'erba alta. Coprimmo le canoe con la rete mimetizzata e facemmo bene perché poco dopo fummo svegliati da una pattuglia di aerei tedeschi. Volavano così a bassa quota che potevamo vedere il pilota nella carlinga. Ce ne rimanemmo ben nascosti e loro non ci videro. Per il terzo viaggio notturno dovemmo cambiare i nostri piani, infatti c'erano solo 3 ore di bassa marea, dopodiché non avremmo potuto più procedere. Così partimmo molto prima. C'era parecchia gente ancora sulle rive del fiume. Raggiungemmo l'isola di Casò nel tempo previsto. Mimetizzammo di nuovo le canoe e vi passammo la notte. Eravamo molto stanchi. In 3 notti avevamo percorso 80 chilometri. Una delle altre canoe non era più con noi. Solo più tardi sapemmo che si erano fermati a riposare nella stessa isola a un centinaio di metri da noi. Durante l'ultima notte di viaggio ci tenemmo all'inizio nel mezzo del fiume, poi seguimmo la riva ovest. Infine voltammo in un'ansa della Garonna. Ce l'avevamo quasi fatta. Vedevamo il nostro obiettivo, numerose e grosse navi ormeggiate al molo est del porto di Bordeaux, nel settore meridionale del bacino. Potevamo anche sentire le voci degli uomini a bordo. Alle 23 approdammo e rimanemmo nelle canoe. Restammo fermi per tutto il resto della notte e il giorno seguente. Era un buon nascondiglio. Le canne fitte ed alte ci permettevano di non essere visti ma di vedere benissimo. Osservammo a lungo le navi, poi ci dividemmo i compiti dell'attacco. Avevamo messo tutto l'equipaggiamento per la fuga negli zaini. A sera tirammo fuori i limpets e togliemmo le sicurezze. Avevamo bisogno di più di un'ora per collocare le 16 mine. Per ultima cosa ci annerimmo i visi. Alle 21:15 della quarta notte scivolammo con le canoe attraverso il canneto e partimmo. Sul fiume c'era una grande tranquillità. La marea aveva raggiunto il punto più alto ed ora cominciava a girare in direzione opposta. Ci avvicinammo alle navi. Avevamo indossato i cappucci mimetici e ci accostammo alla fiancata della prima nave che era un mercantile. Ci fermammo sotto la prua e mettemmo la prima mina. Sparks stava in piedi e teneva ferma la canoa attaccandosi alle lamiere della fiancata per mezzo di una grossa calamita. Potevo sentire il rumore della sala macchine e le voci dei marinai e brani di musica che venivano dai loro alloggiamenti. Più avanti c'era una nave rompighiaccio.
stabilì dove dovevano essere piazzate altre due mine. Con pochi colpi di remi fummo sotto la prua e Sparks attaccò il Limpez. Improvvisamente sentimmo dei rumori sopra di noi e una torcia ci illuminò in pieno. La sentinella ci aveva visti. Con una spinta cauta scivolammo sotto il fianco della nave nell'ombra. Sentimmo i passi pesanti della sentinella che si allontanava per andare di certo a riferire. Ma non potevamo restare lì fermi per molto tempo. Così dirigemmo la canoa verso il centro della corrente e ci allontanammo. Più tardi venimmo a sapere che tre navi erano state minate, ma l'equipaggio di una delle canoe era stato colpito a morte dai tedeschi. Un'imbarcazione ci raggiunse mentre ci riposavamo nel mezzo della corrente. Erano quelli della seconda canoa. Di nuovo insieme riprendemmo il viaggio tra l'isola di Cazù e la terraferma. Ci fermammo a nord di Bligh. Congedai gli uomini dell'altra canoa pregandoli di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di fuga. Ma i due non ebbero la fortuna di procurarsi degli abiti borghesi come prescrivevano le istruzioni. Riuscirono solo a percorrere marciando la notte una trentina di chilometri, poi vennero catturati. Degli equipaggi dispersi durante l'operazione di avvicinamento a Bordeaux, solo uno riuscì a prendere terra eludendo il controllo tedesco. Seguendo le istruzioni di fuga si misero in viaggio verso Gibilterra. In un villaggio incontrarono la signora Jaubert. Due giorni prima di Natale, nel 1942, vedemmo dalla finestra un nostro vicino arrivare seguito da due sconosciuti. Ci disse che erano inglesi e venivano da Bordeaux. Io sentii subito della simpatia per i due uomini, però ci assicurammo che non fossero spie della polizia tedesca. Lavai i loro abiti e vidi all'interno delle targhette inglesi. Malgrado che uno dei due fosse ferito ad un ginocchio, volevano andare via subito, perché sapevano in quale terribile pericolo ci mettevano con la loro presenza. Avevano deciso di raggiungere Bilbao, nella Spagna del Nord. Il terzo giorno che erano da noi, trovammo un francese disposto a portarli di notte oltre il confine della Francia meridionale. Tutto venne predisposto e ci separammo da loro con le lacrime agli occhi. Li abbracciammo come se fossero nostri figli. Avevamo paura per loro. Un po' di tempo dopo, venimmo a sapere con orrore che erano caduti nelle mani dei tedeschi. Purtroppo, il maggiore Hasler ed io siamo gli unici superstiti. Marciammo di notte finché non trovammo una casa solitaria. Allora bussammo alla porta e chiedemmo degli abiti. Solo dopo molte inutili richieste ricevemmo qualcosa. Erano degli abiti vecchi, ma fummo molto riconoscenti a chi ce li aveva dati. Adesso potevamo camminare di giorno, anche se sembravamo dei veri vagabondi. Molto spesso bussammo alle porte delle case per chiedere da mangiare. Alcuni non ci aprivano. Avevano paura che fossimo delle spie tedesche. Finalmente incontrammo qualcuno di un'organizzazione segreta francese che ci aiutò a fuggire. Il maggiore Hasler e il soldato Sparks furono molto fortunati. Tutti i commando scatturati, infatti, erano stati uccisi, alcuni dopo un sommario interrogatorio, altri dopo pochi giorni di prigionia. In questa occasione i tedeschi violarono apertamente la convenzione sui prigionieri di guerra. Per esplicito ordine di Hitler, i commando scatturati, anche se in divisa, vennero considerati spie e non militari regolari. Mentre i tedeschi in allarme controllavano tutta la zona, bloccando numerosi passaggi, i due uomini, aiutati dalla resistenza francese, raggiunsero Lione. Qui restarono alcuni giorni prima di essere portati a Marsiglia e da là in Spagna attraverso i Pirenei.
Nell'aprile del 1943 vennero prelevati da Gibilterra e portati in Gran Bretagna, dove li aspettò il triste compito di avvertire le famiglie dei loro compagni caduti.